non è più concepibile. Perché mancano i medici? 4 mesi fa le catene, oggi uno striscione con una scritta eloquente: vergogna. Il portavoce della denuncia è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. Il caos riguarda sempre il pronto soccorso di Pescara, con pazienti che devono sopportare lunghe attese e codici verdi e bianchi dirottati negli ospedali di Penne e Popoli. Un disservizio che più in generale, secondo Pettinari, certifica il fallimento della gestione del servizio sanitario pubblico in provincia di Pescara. Solo qualche giorno fa abbiamo registrato in pronto soccorso un file attese con 100 persone in attesa. 100 persone in attesa. Qual è stata la geniale idea che hanno adottato questi signori che governano la Regione Abruzzo? Di trasferire alcune persone nei pronto soccorso di Penne e Popoli. Ah, ci si ricorda di Penne e Popoli, dell'ospedale di Penne e Popoli, quando Pescara scoppia. Non è così che si fa. Oltre a queste file infernali in pronto soccorso, stiamo denunciando che ci sono anche liste d'attesa troppo lunghe, un anno e mezzo per la media per una visita di specialistica ambulatoriale. Qui ci sono persone che hanno prenotato visite, quando va bene gli si dà un anno e mezzo, anche visite oncologiche. Questo significa far ammalare la nostra gente sempre di più, non è possibile. Registriamo ancora un depotenziamento della medicina territoriale. In pronto soccorso non dovrebbero entrare i codici bianchi e i codici verdi, questi dovrebbero, come accessi inappropriati, tra virgolette, dovrebbero essere trattati dalla medicina territoriale, ma se i distretti sanitari non funzionano come dovrebbero, le guardie mediche che non funziona, abbiamo tutto un problema di medicina territoriale. Gli ospedali minori di Penne e Popoli sono stati declassati e depotenziati, non funzionano bene, quindi entra tutto in ingolfamento nel pronto soccorso di Pescara, che conta qualcosa come 80.000-90.000 accessi l'anno e non è più possibile. In più, ricordiamo, abbiamo oltre 50.000 prestazioni di specialistica ambulatoriale sospese anche causa Covid, non riposizionate. Denuncia e protesta, ma anche proposte. Ancora Pettinari. Assumere subito, immediatamente, medici, operatori sociosanitari, infermieri, non solo in pronto soccorso ma nei reparti, perché c'è molta carenza nei reparti, potenziare la medicina territoriale per portare almeno i codici verdi e i codici bianchi fuori dal pronto soccorso, soprattutto ripotenziare gli ospedali di Penne e Popoli, che dovrebbero servire tutta la Val Pescara e tutta l'area vestina. Solo così la sanità potrà essere degna di questo nome.